smartwatch, cioè orologi intelligenti, e smart band, cioè braccialetti pensati prevalentemente per il fitness. Un tempo queste due categorie di prodotti erano chiaramente distinte, oggi la differenza è molto sfumata, soprattutto nel caso di prodotti come questo Watch Fit 3 di Huawei, che nasce anticamente, alcune generazioni fa, come smart band, ma oggi sembra in tutto e per tutto un orologio intelligente. Il design è riconoscibile, al polso è molto leggero, fa tutta una serie di cose che fino a poco tempo fa facevano solo gli smartwatch: tracciare il sonno, tracciare il battito cardiaco, l'ossigenazione del sangue, calcolare le calorie consumate durante gli esercizi fisici e persino anche andare a installare una serie di applicazioni utili. Vediamolo insieme e cerchiamo di capire se può fare per voi. Watch Fit 3 è costruito in lega di alluminio, è spesso meno di un centimetro, 9,9 mm, ma soprattutto è molto molto leggero, 26 grammi che al polso sono quasi inavvertibili, è uno degli smartwatch più leggeri in circolazione. È certificato per funzionare anche sott'acqua fino a 5 atmosfere di profondità, quindi l'equivalente di 50 metri. Ha un design, chiaramente, è inutile dirlo, ispirato all'Apple Watch, volontariamente ispirato, ma usandolo è alla fine meno simile di quanto possa sembrare all'orologio con la mela. Il sistema di sgancio dei braccialetti è molto pratico e facile da usare. Huawei lo commercializza con altri bracciali in fluorelastomero, quindi sostanzialmente in plastica, oppure in cuoio, e poi sicuramente altri bracciali di terze parti arriveranno disponibili sui vari store online. Il display è un AMOLED da 1,82 pollici, una risoluzione piuttosto elevata, ben definita, il sensore di luminosità è integrato, lo schermo è molto luminoso, arriva fino a 1500 nit e quindi permette di essere letto all'aperto anche in pieno sole piuttosto bene. L'hardware è molto completo, fra i sensori a bordo abbiamo l'accelerometro, il giroscopio, il magnetometro, un sensore ottico sotto per la frequenza cardiaca e non manca il GPS che, come di abitudine sui prodotti indossabili Huawei, è davvero molto preciso. Dicevamo che è più uno smartwatch di una smartband perché gestisce anche le chiamate in entrata attraverso un altoparlante e un microfono integrato. Pronto? Pronto, ciao Paolo. Ciao, io ti sento bene, tu? Sì, ti sento bene. Ok, sto parlando nel microfono e insomma la qualità non è male. Grazie. Sì. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Sullo smartphone tutte le attività vengono gestite attraverso il software Huawei Health, che è molto completo. Le opzioni e le possibilità sono davvero tantissime e possono persino risultare un po' confusionarie se uno entra in profondità nei vari menu. È possibile ottenere, volendo, anche 3 mesi gratuiti della versione di Huawei Health Plus, che aggiunge tutta una serie di workout personalizzati e di altre aggiunte, ma la versione gratuita disponibile a tutti comunque, come dicevamo, è già ampiamente sufficiente per utenti generici. Molto positivo a nostro avviso il fatto che funzioni sia con Android che con iOS, oltre che ovviamente con l'interfaccia Emu UI di Huawei. In questo caso è possibile anche utilizzare l'assistente vocale, che invece non funziona con gli altri due sistemi operativi. Le watch face, i quadranti disponibili, sono tantissimi. Alcuni sono preinstallati, gli altri li potrete ottenere attraverso l'applicazione. Ce ne sono molti anche gratuiti. Non è uno sport watch, quindi un orologio specificamente pensato per il fitness e l'attività fisica, ma è comunque molto completo. Ci sono una serie di allenamenti personalizzati sia per il running che per il fitness, con anche dei piani progressivi per migliorare. Durante gli allenamenti la voce dell'orologio che ci guida è un po' invasiva, ma si può comunque intervenire sui settaggi per personalizzarla a piacere. Il tracciamento del sonno è molto preciso, peraltro grazie al peso leggero di questo smartwatch è comodo tenerlo al polso anche durante la notte, non dà fastidio.
Il tracciamento ci dà tutta una serie di dati e solo in un'occasione ci è capitato di aver notato che il rilevamento automatico è partito circa un paio d'ore dopo la nostra ora reale di addormentamento. In tutti gli altri casi effettivamente il tracciamento è stato davvero dettagliato. Un altro indubbio punto di forza è la batteria. È dichiarata in 10 giorni con un po' di attività fisica, mezz'ora, un'ora al giorno, anche solo di camminata, si scende intorno ai 6-7 giorni reali, che sono comunque molti di più di quegli smartwatch che ci obbligano a ricaricare ogni notte. Un prodotto come Watch Fit 3 di Huawei si candida a sostituire con un prezzo abbordabile tutta una serie di alternative più costose, sia per il mondo Android che per il mondo iOS, perché come abbiamo detto funziona sia con iPhone che con tutta la gamma di telefoni Google. Costa 159€, in promozione tra l'altro fino a metà giugno si porta a casa insieme anche un paio di cuffiette FreeBuds SE2 di Huawei che valgono circa una cinquantina di euro, e quindi il pacchetto è interessante per chi non vuole un prodotto particolarmente specializzato nello sport, ma vuole qualcosa che traccia bene il sonno, traccia bene il fitness, ha una serie di applicazioni e di utilità pratiche da tenere qui al polso e non vuole appunto spendere più di 150-200 euro come viene richiesto da molti concorrenti.